Minuti di terrore in una scuola lombarda ad Abbiate Grasso, in provincia di Milano, l'Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini. Qui uno studente minorenne avrebbe accoltellato la propria docente e iniziato a minacciare i compagni con una pistola giocattolo. La donna, 51 anni, è stata ferita all'avambraccio ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sembrerebbero gravi ma non in pericolo di vita. L'aggressore, 16enne, è stato fermato dai carabinieri senza opporre resistenza. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato in ospedale e ha portato solidarietà. In un video ha dichiarato: Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia personale e dell'intero governo alla professoressa aggredita, una professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere, seguendo un ragazzo che aveva già dimostrato in passato alcune problematicità. Con questa testimonianza voglio esprimere la nostra vicinanza a tutti gli insegnanti italiani e anche cogliere l'occasione perché si rifletta attentamente sull'introduzione dello psicologo a scuola, soprattutto in un momento particolarmente difficile, anche a seguito dell'emergenza Covid, il disagio psicologico dei ragazzi nelle scuole è aumentato in modo significativo. Mentre emergono nuovi dettagli sull'accaduto, da ciò che ha spinto il ragazzo a compiere il gesto all'identità della docente, a commentare il tutto è stato lo psichiatra Paolo Crepè. Siamo al secondo episodio in un anno, prima Rovigo e ora Abbiate Grasso, di studenti che aggrediscono con un'arma i loro professori. Quali sono le conseguenze di questi episodi? Nessuna, solo che centinaia di avvocati sono dedicati alla difesa del bullo. Abbiamo un problema di educazione, non di disagio. La scuola non deve essere una psicoterapia di massa. Il ministro Valditara ha rassicurato i maturandi, ma con il 99% dei promossi, il ministro sente ancora il bisogno di rassicurare? Il fallimento della scuola non è solo colpa sua, ma sua e dei tanti e delle tante che sono arrivati prima di lui. Crepè ha continuato attaccando i genitori. La scuola non deve istruire, ma educare, tirar fuori talento, capacità e aspirazioni. Pochi giorni fa abbiamo celebrato i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani. La sua scuola era un presidio contro la miseria. Quella di oggi dovrebbe essere un presidio contro il privilegio, perché i genitori di oggi rinunciano ad educare i propri figli non perché vanno in miniera, ma a giocare a padel.